quando io ho sentito il colpo, ho sentito un grido e ho detto hanno preso sotto qualcuno, perché poi non si è sentito più niente. Il botto dell'auto che si schianta contro la spalletta in cemento di un ponticello e poi il silenzio dell'ennesima tragedia sulla strada. È morto così Enrico Manesso, 21 anni, di Badoere. L'incidente pochi minuti dopo la mezzanotte tra sabato e domenica lungo la provinciale che collega Zero Branco a Mogliano all'altezza di Campocroce. A tradire Enrico, forse un colpo di sonno o una distrazione, l'auto è uscita di strada e l'impatto, violentissimo, non gli ha lasciato scampo. Enrico Manesso veniva dalla festa di laurea di un amico, abitava con i genitori, un fratello ed una sorella a Badoere e lavorava nella ditta del padre, la Tessil 2000 di Trebaseleghe. La famiglia è molto conosciuta in paese. Enrico aveva frequentato gli scout, giocava a calcio nel quinto e come tanti suoi coetanei amava i viaggi e stare in compagnia con i moltissimi amici che ora si apprestano a salutarlo per l'ultima volta. A Badoere l'intera comunità è sconvolta. Voglio solo dimostrare la vicinanza mia, di tutta l'amministrazione, di tutta la comunità di Morgano alla famiglia, augurando loro che possano trovare la serenità e la forza per affrontare questo momento difficile. Il silenzio, secondo me, e la vicinanza e anche una preghiera per chi ci crede è la cosa più utile e indispensabile in questo momento.